Care colleghe e cari colleghi, come sapete, ieri l'ambasciatore d'Italia nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e il carabiniere Vittorio Iacovacci sono rimasti uccisi unitamente al loro autista nel corso di un attacco messo in atto contro un convoglio delle Nazioni Unite nei pressi della città di Goma. Siamo addolorati e costernati per quest'atto di incomprensibile vigliacca ferocia contro due nostri connazionali che erano impegnati nell'ambito dei propri ruoli in un'azione internazionale di sostegno e di solidarietà nei confronti della popolazione locale. Per esprimere personalmente, a nome della Camera dei Deputati, la solidarietà e la vicinanza ai familiari delle vittime, ho trasmesso ieri una lettera al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ed una al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Teo Luzzi. Ritengo sia anche doveroso, in questo momento, esprimere riconoscenza ed apprezzamento a tutto il personale della rete diplomatica e dell'Arma dei Carabinieri, che con professionalità e dedizione esercita i propri doveri di ufficio anche nei contesti più difficili in tutto il mondo. Contribuendo ad iniziative internazionali per il mantenimento della pace e per la promozione dei diritti umani. Ne è testimonianza il premio Nassiriya per la pace conferito nel 2020 all'ambasciatore Attanasio per il suo impegno volto alla salvaguardia della pace tra i popoli, nonché per aver contribuito alla realizzazione di importanti progetti umanitari, distinguendosi per l'altruismo, la dedizione e lo spirito di servizio a sostegno delle persone in difficoltà. Mi piace ricordare che anche alla Camera dei Deputati aveva potuto apprezzare direttamente le grandi qualità umane e professionali dell'ambasciatore Attanasio, allora consigliere presso l'ambasciata d'Italia in Nigeria, nel corso della visita che la Presidente Boldrini effettuò nel maggio 2017. Vi invito ad osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Grazie.